Grazie, ringraziamo gli ospiti di Enrico Variale. Adesso, guarda un po', dopo il Milan viene l'Inter, una stagione da dimenticare, ha chiuso con una vittoria 3-1 sul Bologna, ce la racconta Marco Civoli. Primo di tre confronti ravvicinati, questo del tutto inutile sul piano della classifica. Tante assenze da una parte e dall'altra. Hodgson e Mazzone guardano già a giovedì. In campo molte seconde linee, Brunner per esempio o talenti soffocati come Pirlo. Ma qui alla battuta ci è andato Nicola Ventola. Si gioca con, vedete, ampi spazi, Ronaldo sembra in giornata ed impegna così Brunner al settimo minuto sull'angolo di Pirlo, stacca Milanese e rarità, Ronaldo segna comodo comodo di testa e l'1-0. Il Bologna prova a farsi vivo con Kolivanov su calcio di punizione, pallone respinto da Fre. E poi ancora Pirlo che suggerisce verso Milanese. In campo c'era anche Gilbert oggi nell'Inter. Poi Sanchez che rileva Kolivanov infortunato e Ventola, deviazione di Brunner e palo per l'attaccante nero-azzurro. Siamo nella ripresa, entrano Šimić da una parte, Rinaldi dall'altra, Pirlo dispensa assist. Ventola, osservate, salva Fontolan così sulla linea. Ci sta anche il Bologna a giocare, la partita con Simutenkov, Fre respinge. Poi numero di Ronaldo, tre avversari superati, guarda Brunner e poi palo e Ventola anticipato ancora una volta da Fontolan. Poi entra Zanetti per Gilberto, Šimić comodo comodo al 41esimo per il 2-0, secondo gol del giocatore croato. Un minuto e gol anche del Bologna con Simutenkov. Non è finita assolutamente qui, ancora Zanetti cambia marcia all'incontro e finalmente anche il gol di Ventola. Lo cercava da diversi mesi, porta spalancata, gol del 3-1. Si chiude con Ronaldo, ancora in slalom e fermato in qualche modo da Brunner. Insomma, 13esima vittoria nerazzurra per un campionato che avrà l'appendice UEFA già da giovedì con il primo spareggio. Per il resto tutti a casa, naturalmente senza passare dal centro di Milano. A te Gianpiero.